L'ora della verità. Vieni. Infine, sei qui. Conosci la storia ora. Sai dei tentativi, dei fallimenti, le nostre speranze svanite. Salvo una. Toccalo su. La scintilla. La scintilla salverà il mondo. Fermo! Non toccare il piedistallo. Minerva. Tu? Ma come... come hai potuto? Hai distrutto il dispositivo. Credevi ce ne fosse uno solo. Che diavolo succede qui? Non devi liberarla. Liberarla? Giunone attendeva qui dentro di essere liberata. Ora ti spiego. Mentre noi provavamo a salvare il mondo, lei invece voleva conquistarlo. Ha usato le nostre macchine per mettere in atto i suoi piani. Divinazione con i numeri. C'è uno schema nell'esistenza. Capire i calcoli equivale a controllare il tempo. Questo era il mio scopo. Così ho costruito Nocchio per aiutarci. Ma lei l'ha usato per i suoi piani. Quando scoprimo il suo tradimento, vi ponemmo fine. E poi partì. Ma prima ti chiamammo, perché ci riprovassi. Ci sembrava sicuro senza di lei. Ora so che ci sbagliavamo. È sopravvissuta, ha resistito. E poi si è rimessa all'opera. Per secoli Tinia e io percorremmo il mondo, sperando di riaccendere il lume della civiltà. Condividemmo tutto ciò che sapevamo. Non eravamo gli unici. Ma nonostante il nostro potere, la morte ci attendeva comunque. Prima però volevo controllare se avevamo avuto successo. Per questo sei qui ora? Speravo che saresti giunto fin qui a terminare l'opera. Ma ora è tardi. Voi e i Templari vi siete accapigliati dall'inizio. Avete sprecato secoli e avete perso la vostra occasione. Non puoi più fermare la fine ora, Desmond. Solo sopravvivere a... Lei mente! Tocca quel piedistallo e il mondo si salverà. Meglio che bruci piuttosto che lei si liberi. È veramente così? Mostragli su. Ma lui non capirà. È complicato. È... Fa vedere. Se obbedirai a Minerva, il sole farà il suo corso. La terra si spaccherà e sputerà fuoco nel cielo. Tutto il mondo brucerà. Ma non sarà la fine del mondo. Sarà soltanto l'inizio. Verrà l'oscurità. Poi risorgerete. Deciderete di fare in modo che una tragedia simile non accada mai più. Diventerai un simbolo per i sopravvissuti. Speranza, sapere, determinazione. Ti spingerai a ricominciare, a rifiorire ancora. Il mondo guarirà, come la vostra razza. Ma non sei che un uomo, debole e mortale. Quando morirai, di te resterà solo il ricordo, una stirpe. All'inizio verrai ricordato come un eroe,
poi come un mito, e infine come un dio. Che destino crudele, lasciare tracce per il loro bene e vedere che le utilizzano in modo abietto. Ciò che doveva favorire la vita, usato per giustificare la morte. E ora capisci che ciò che era sarà ancora. Allora dimmi, che cosa è meglio? Lei sacrificherebbe te e il mondo intero, solamente per negarmi la vendetta. Diventerete i loro schiavi, Desmond. Non è per questo che lotti. Non è per questo che sei qui, per dare alla tua gente non solo un futuro, ma la libertà. Quale futuro? Quale libertà? Migliaia di morti e l'intero ciclo ricomincerà. Questo mondo non è stato altro che miseria e orrore da che siamo partiti. Era il nostro dono, e così lo getteranno via. Basta! Non devi farlo. Qualunque sia il piano di Giunone, per quanto orribile ci sembri, riusciremo a fermarlo. Ma l'alternativa, ciò che vuoi tu, sarebbe ancora peggio. Se la liberi, lei mi distruggerà. Succederà in un istante. Niente dolore. Non devi. È fatta, Minerva. Ho deciso ormai. Allora dovrai convivere e morire con le conseguenze del tuo errore. Dovete andare, tutti voi, ora. Scappate il più lontano possibile. Vieni con noi, troveremo un modo. Non c'è tempo. Figlio. Sai che è giusto. È già iniziata, devo farlo ora. Andate. Andate! Specie di enorme aurora boreale. Non si è mai visto nulla del genere. I testimoni parlano di tempeste elettriche e di strani fenomeni atmosferici. Le autorità invitano a restare in casa e ad aspettare. I geologi riferiscono di attività sismiche nell'intera zona interessata.